nella sua carriera, nel suo modo di pensare, ha dato mai spazio ai giocatori appena arrivati dal mercato quando un gruppo lavora da 2 mesi insieme, oppure se sono pronti non c'è problema? Seconda domanda, Se mi rispondessi a questa domanda, vabbè, se c'è qualche indisponibile o se tutti a disposizione per la andiamo avanti. No, indisponibili sono Grazie. soltanto Giambò, Indisponibile. sì, nel senso che vabbè, sta proseguendo il suo percorso di lavoro, da lunedì sarà di nuovo con noi. La prima domanda coinvolge altri aspetti, quasi di scelte, quindi lei l'ha presa alla larga. È capitato e no? Dipende da tante cose. Comunque i giocatori che abbiamo preso sono giocatori pronti, che già si allenavano con altre squadre, per cui anche da questo punto di vista ci potrebbero essere possibilità. Quindi i nuovi, qualcuno sicuramente farà parte della partita o potrebbe fare parte della partita a gara in corso. Mister, di nuovo buongiorno. Buongiorno. Pescara cercava un attaccante nell'ultimo ore di mercato con particolari caratteristiche. È arrivato Rauti. È funzionale? Perché è funzionale? Quali sono queste caratteristiche che cercava il Pescara? E poi in cosa sarà anche importante la presenza di Rizzo a completamento del pacchetto di centrocampisti? Ma intanto in mezzo al campo avevamo necessità, è arrivato Rizzo e Sanogodi, rimpolpare un po' il reparto, no? Poi visto questi 15 giorni l'assenza anche di Giambò, quindi sono arrivati i giocatori giusti. Rauti è un giocatore che fa parte del contesto, cercavamo un giocatore, ne abbiamo anche altri in quel ruolo, è arrivato anche Clemenza che è un mancino che è capace di entrare dentro il campo, noi abbiamo bisogno, la società ha operato bene, ha fatto doppioni di alto livello in tutti i ruoli, dietro e sugli esterni eravamo già a posto, in mezzo al campo e davanti ci siamo integrati, abbiamo tutte le possibilità di scegliere. Ognuno di loro deve sapere che la maglia è fondamentale, ciò che conta è il Pescara. Guai se qualcuno seguisse o inseguisse soltanto obiettivi personali. I ragazzi lo sanno, voglio massima disponibilità da parte di tutti. Così come la partita con l'Ancona, quelli che sono entrati con grande determinazione e hanno dato un grande apporto alla gara. Deve essere la costante. Poi 5 cambi sono tanti, figuriamoci. Nei prossimi 40 giorni giocheremo 10 partite, giocheremo praticamente in media una volta ogni 4 giorni fra Coppa e Campionato, turno infrasettimanale. Quindi di che parliamo? Il Pescara conta, io sono contento. Rauti più centravanti, più esterno può fare entrambi. Rauti può giocare dappertutto, può giocare nei tre davanti, anche perché noi non giochiamo con i tre davanti, hanno delle caratteristiche, ma noi non giochiamo con i tre davanti né sui binari laterali, devono fare reparto, devono andare a giocare vicino, quindi ha tutte le caratteristiche che ci servivano. E poi può giocare in tanti ruoli, può giocare in mezzo, può giocare leggermente defilato, fra virgolette. Buongiorno, ecco, No. seguendo il discorso che faceva sull'attaccamento alla manica, Galeno è rimasto, com'è la situazione con il calciatore pugliese, quanto fa parte del progetto? Si è allenato bene, è rimasto, il mercato si è chiuso, quindi non ne ho di altri argomenti. È un giocatore che fa parte del contesto, è un giocatore che aveva già prima il mio gradimento, il gradimento di tutti. Deve vivere la maglia, deve vivere. Mi sembra che proprio questa chiusura del mercato l'abbia già fatto. Deve acquisire continuità, chiaramente è un giocatore importante, ma qui ognuno l'importanza se la trova a guadagnare non attraverso le parole o la forma, attraverso la sostanza, quindi quotidianamente, attraverso ogni allenamento, poi tutti avranno le loro opportunità, ma tutti, veramente tutti, e le opportunità vanno colte, perché poi il sottoscritto deve analizzare non solo la settimana, ma anche le caratteristiche degli avversari, eccetera. Se abbiamo la possibilità di scegliere, sceglieremo. E poi si fa sempre sull'analisi del rendimento, quindi chi ha rendimento è un gruppo qualificato, adesso è diventato un gruppo qualificato, quindi abbiamo non solo dei doveri, abbiamo delle grandi responsabilità e quindi a partire da domani, non è che si ottiene tutto subito, a partire da domani mi aspetto una prestazione migliore, più continua, più convincente di quella che abbiamo fatto, è la strada che dobbiamo seguire.
proposito della partita di domani, mister Di Natale, poco fa in conferenza stampa, ha detto guai a concedere spazio e gioco al Pescara. Il Pescara che partita vuole e deve fare a Catania? Noi quello che faremo, cerchiamo di non dirlo, perlomeno se lo diciamo evitiamo magari di dire cose non vere. Noi dobbiamo andare a giocare con un atteggiamento che persegua i nostri principi, i nostri criteri di gioco, il nostro modello organizzativo. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la partita l'abbiamo messa a fuoco. Di fronte abbiamo un buonissimo avversario che ha qualità, che ha giocatori esperti, da Mazzarani a Luci a Marino, giocatori che hanno qualità, Infantino, Dumbia, giocatori che hanno qualità tecniche, e quindi mi ha fatto un'ottima impressione la Canarese, la partita che ha fatto, o le partite che ha fatto e che abbiamo visto, quindi è subito un bel test impegnativo, ci dobbiamo andare a calare nella realtà della C, ma lo dobbiamo fare immediatamente. Perché noi giocheremo per imporre i nostri criteri. Mister, che indicazioni ha tratto dalla partita della Canarese a Pontedera? Loro sono partiti piano, poi hanno fatto un bel secondo tempo. Quali sono i punti di forza secondo voi di questa squadra che è un po' ridimensionata rispetto agli altri anni, ma restano ancora di categoria? Ma non so se è ridimensionata, perché comunque hanno 5-6 giocatori di grande spessore tecnico e 5-6 giocatori di grande personalità. Hanno sempre fatto campionati di alto livello. A me ha fatto un'ottima impressione. Pontedera, vabbè, hanno giocato una buona partita, probabilmente avrebbero meritato anche qualcosina in più, ma queste sono, ogni partita ha una propria storia, noi dobbiamo pensare alla nostra e sapere che di fronte abbiamo un buon avversario, un avversario di livello, per la C, ci dobbiamo calare immediatamente nella realtà della competizione e del torneo, ma questo sono sicuro che lo faremo. Ecco, mister, Carrara quindi potrà essere il vero banco di prova del Pescara che indicherà in che stato siete. Banchi di prova, sa quanti ne dovremo fare? È un passaggio, è una tappa importante, tappa dopo tappa, tassello dopo tassello, noi dobbiamo costruire il nostro progetto. È come un grande puzzle che piano piano dobbiamo cominciare a mettere a posto e lo dobbiamo fare perseguendo il filo conduttore del gioco, avendo massimo rispetto di tutti, ma mettendoci veramente qualcosa in più sotto tutti i punti di vista. Per giocare le partite per vincere, perché noi poi il nostro atteggiamento è quello, quindi non è un crocevia, partita dopo partita, sono tutte tappe importanti, passi delle tappe e ti consentono di fare degli step successivi. Questo è il secondo step rispetto al primo che abbiamo fatto. Mi aspetto più continuità, più personalità, poi il gruppo è diventato anche più omogeneo, più compatto, più completo, e mi aspetto che chi entri. Che chi entra nella gara faccia quello che deve fare. So che non mi risponde esplicitamente a questa domanda, ma rispetto alla partita con l'Ancona potrebbe esserci qualche chance per i difensori che sono rimasti in panchina, mi riferisco ai grossi Lanz, potrebbe. Però lei so che non me lo dirà, intanto la domanda la fa, io cosa le devo rispondere? Rispondo. Può essere, le ho detto prima che. Potrebbe pure essere, ho detto prima che nei prossimi 40 giorni giocheremo 10 partite, quindi sa quanti cambiamenti faremo, però dovremo avere una sola costante, il Pescara, il filo conduttore del gioco, il modello di lavoro che abbiamo, dovremo avere sempre quella faccia, poi potranno cambiare gli interpreti, anche domani potrebbe cambiare qualcosina, anche domani. Potrebbe cambiare qualcosina rispetto alla sua domanda, quindi anche dietro, perché no? Però la cosa importante è che ci sia un contesto e un'unità di intenti, poi alla fine gioca uno, gioca un altro, abbiamo giocatori veramente di grande livello, ci sono anche dei ragazzi giovani che sono sicuro, anche Veroli, Chiarella lo ha dimostrato, che se li dovessi mettere dentro avrebbero subito un grande impatto con la categoria perché sono pronti, sono addestrati, sono allenati, quindi abbiamo ampia scelta, dobbiamo soltanto avere massimo rispetto di qualunque avversario che affronteremo e giocare con una determinazione feroce. Mister De Marchi è stato titolare nelle due gare ufficiali. Come ha sfruttato questa opportunità che lei ha dato al giocatore e quanto deve migliorare per essere Ma ancora De Marchi, titolare? la prima di Coppa Italia era reduce da una botta presa in un'amichevole a
a Palena, no, a Palena, e quindi si era fermato. Non aveva in quel momento un buon percorso di lavoro. La partita con l'Ancona ha fatto una buona gara. Ora è ulteriormente cresciuto. De Marchi è un giocatore forte che può giocare in tutti e tre i ruoli. È un giocatore che sarà destinato a crescere. L'importante è che lui non si concentri solo sul gol, perché il gol è una conseguenza e non una cosa obbligatoria. La prestazione è importante, questo vale per tutti. Forse lui ultimamente si è concentrato solo sul gol, allora un po' è andato in piccoli meandri durante la gara, suoi personali, ma il gol è una conseguenza. Lui lo sa bene, si deve concentrare sulla prestazione. Ed è un giocatore che, come tanti altri in questo gruppo, ha qualità. Per adesso è normale, siamo all'inizio, nessuno li ha dimostrati a pieno, totalmente, però questo è un gruppo che è uscito dal mercato e che io sono contento. Il tempo ci farà migliorare sotto tanti punti di vista. Nel frattempo dobbiamo cominciare a farlo da domani. Posto? Io posso dire ultimissimo. Ultimissimo, Dal punto di vista tattico, scusa, dal punto di vista tattico, chiaramente lei è molto legato al 3-4-3 se guardiamo i numeri e il modulo. Per caratteristiche del centrocampo, è escluso che in qualche estensione di partita si possa giocare anche a 3 con 3 centrocampisti oppure si può fare? ma io non è che sono legato a quello che noi esprimiamo in campo. Tante volte anche con quel sistema modifichiamo le posizioni, potremmo sempre cambiare, perché poi bisogna anche valutare le partite che fai. Molte volte all'interno di una partita si giocano tatticamente 3-4 gare diverse, quindi devi essere bravo anche ad adattarti, ma il nostro filo conduttore sarà quello. Ma cambieremo? Certo che sì, come no? Io non è che sono così legato, sarebbe da stupidi. Si possono cambiare gli interpreti, le caratteristiche, si possono cambiare in alcuni momenti alcune cose.